Lucia Bosè. E poi? Per me invece Gianmaria Volonté è uno dei più grandi attori italiani, è un attore che ha fatto sia teatro, sia cinema, sia televisione, sempre con lo stesso impegno e con la stessa intensità. Poi ha vinto tantissimi premi, addirittura nel 1972 al Festival di Cannes vincono ex aequo due film di cui lui era protagonista, Il caso Mattei e La classe operaia va in paradiso. Quando pensiamo a Gianmaria Volonté pensiamo all'impegno dell'attore, alla coerenza, alla scelta. Maestrino, mi accompagni. Gianmaria Volonté scriveva così: so bene richieste proprio voi, continuate a farlo, scrivete di ammiratrici del calabrese, qui descrivono i suoi occhi. Grazie comunque ai giovanissimi. Grazie, che veramente ci seguono, e queste tre ce le dividiamo io e te. Andiamo. Ci ha detto male Pessò, e che dobbiamo fare? No, è maestro, proprio gira. Niente, maestro, niente, tre per noi. Arriva il professor Paolo Cribaldi, e poi continuiamo a parlare di ricordi e di teatro. Stavo per portare via la sua cartelletta. Grazie. Professore, buon fine settimana. Anche a lei. Ci saluti i suoi studenti. Ben volentieri. E buona filosofia. Prego, ma così.